Paolo e Sila, giunti a Filippo, di buon si accettano le delicatezze e le accortezze di Lidia e lì si adoperano a liberare una donna posseduta dal demonio. Questo fatto provocò la reazione di coloro che erano padroni di questa donna, perché questa donna faceva l'intovina e di conseguenza loro avevano un guadagno. Era quella donna merce di compra e vendita. E avendola guarita, i commercianti, i padroni si scagliano contro Paolo e Sila e li fanno incarcerare. Nella notte un grande terremoto spalanca le porte e i carcerati non scappano. Paolo e Sila non scappano. E il carceriere, vedendo le porte del carcere spalancate, prende la spada per uccidersi e Paolo grida: «No, siamo tutti qui!» E il carceriere guarda e trova tutti là. Nessuno è scappato, eppure potevano scappare. Altro che miracolo! La conversione del carceriere e dell'intera famiglia parte da questa realtà. Paolo e Sila liberi, i carcerati liberi rimangono al loro posto in preghiera. Questo è il vero miracolo, la testimonianza dell'osservanza del proprio ufficio. Paolo, scrivendo ai Romani, dice: «Dio volge in bene tutto ciò che accade a quelli che ama». Da come erano andate la situazione a Filippo, Paolo e Sila incarcerati a Filippo, quindi tutto negativo, l'iniziativa del Vangelo alla città di Filippo andava perduto, e invece no. E proprio da questo elemento negativo dell'essere andati in carcere che Paolo e Sila diventano artefici nella città di Filippo per l'annuncio del Vangelo. Certo, lo stesso Paolo, lo stesso Sila si saranno mortificati e adesso andiamo in carcere. Chi porterà l'annuncio del Vangelo, il messaggio di Gesù Cristo, se noi stiamo chiusi in carcere? E invece proprio attraverso il carcere che essi portano l'annunzio della carità, l'annunzio dell'amore. Molto indicativa per tutti il pensare che durante la notte prima del terremoto Paolo e Sila cantano. Sempre impossibile. Ma come? Chiusi in carcere e cantano. E quel canto attira l'attenzione dei carcerati che si manifestano. Ma è mai possibile che dei carcerati come noi, anziché bestemmiare, anziché imprecare, pregano e cantano? Ecco il miracolo della testimonianza di vita, a cui noi badiamo poco. Noi badiamo molto alle prediche, ai discorsi, ai rapporti umani, ma difficilmente diamo ascolto al principio di dare testimonianza. Se vediamo un po' la storia di Padre Pio, vediamo che anche Padre Pio è stato per 2 anni e mesi chiuso in convento senza poter parlare con la gente, poter parlare soltanto con quei 2 o 3 frati, non scendere al piano terra se tutte le porte del convento non erano chiuse. Possiamo dire che per 2 anni e più Padre Pio è stato
agli arresti domiciliari. Ecco, non mi viene il termine e chiedo scusa. Quindi rimane chiuso e chi salva le anime? Li salva lui proprio con quella sua sofferenza. Li salva lui proprio con questa testimonianza di obbedienza cieca alla Chiesa. È la testimonianza che salva l'umanità.